Splendida vittoria per l'Accademia Calcio Roma, che al polivalente L Virga batte la polisportiva Carso per 0-4, restando così agganciato alla vetta del girone B Under 16 Elite insieme alla nuova Tor Tre Teste. Formazione ospite che parte a sprombattuto, ma la prima vera chance è per i padroni di casa, quest'oggi vestiti in giallo-blu. Sfera che arriva sulla sinistra della zona di campo con Chevrain, che prova a rientrare sul sinistro calciando però sul portiere ospite, altra occasione che poi termina fuori. Accademia Calcio Roma che si fa vedere sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla in area di rigore con il numero 8 Amato che colpisce il palo in pieno. L'azione prosegue al minuto numero 19 della prima frazione di gioco con altra occasione in favore della formazione ospite, questa volta sventata in extremis dalla polisportiva Carso, che poi si rende pericolosa con Altobelli, il quale destro va alto sopra la traversa da ottima posizione. Poi polisportiva che ha una chance a tu per tu con Chevrain, che parte da dietro la metà campo andando a tu per tu con il portiere ospite, rientra sul destro, palla che però termina in out, gol mangiato, gol subito, perché l'Accademia Calcio Roma passa subito in vantaggio alla mezz'ora. Assist di Musa che mette il pallone al centro e Amato a porta vuota, non può sbagliare, 0-1 e Accademia Calcio Roma in vantaggio. Un minuto più tardi arriva anche il raddoppio, questa volta il cross arriva dalla sinistra, è ancora Amato a raccogliere il pallone e depositarlo in rete, doppietta per lui e 0-2, match virtualmente chiuso. Eh sì, perché nella ripresa, cioè ad inizio ripresa, arriva anche il calcio di rigore in favore dell'Accademia Calcio Roma, che prima prova da fuori area, palla che termina in out, poi con Musa e lo scatto in area di rigore va a conquistarsi il penalty. Dal dischetto va il numero 8 Sambuchi che spiazza il portiere portando a 3 le reti dell'Accademia Calcio Roma, reti che nel finale diventano anche 4 con il gol da parte del capitano della formazione in maglia nera, vale a dire Sani, che chiude così il parziale e il definitivo 0-4 in favore dell'Accademia Calcio Roma. Ultima vera chance per la polisportiva Carso al 28esimo, poi dopo il recupero triplice fischio finale da parte del direttore di gara.